Ciao e benvenuti su MTB Test Central. Oggi vi parliamo delle gomme Vittoria Agarro, in particolare quelle nella misura 29x2,35 che Vittoria ci ha inviato per un test. Il nostro primo contatto era avvenuto sulla GT Force 29 Expert che abbiamo provato qualche settimana fa e poi ne abbiamo ricevuta un'altra coppia per un test più lungo e approfondito iniziato a fine ottobre 2019. Le gomme Vittoria Agarro da 29x2,35 pesano circa 950 grammi, abbiamo rilevato per l'esattezza 951 e 954 grammi per i due esemplari ricevuti e costano 62,95 €. Il montaggio non ha presentato particolari problemi sia per far salire entrambi i talloni sul cerchio nel primo inserimento della gomma che per farli poi posizionare ai lati del canale del cerchio per il gonfiaggio. Le abbiamo sempre utilizzate in configurazione tubeless con aggiunta del liquido sigillante. Le pressioni di gonfiaggio sono state di 1,7 bar all'anteriore e 1,9 bar al posteriore per un peso del biker di circa 80 kg in ordine di marcia. I punti forti della Agarro, che è una gomma da trail biking nata come via di mezzo fra i modelli da cross country e quelli da enduro della casa bergamasca, sono il comportamento sui terreni più duri e compatti e la sua scorrevolezza. Il comportamento rimane buono anche su terreni leggermente più morbidi o terriccio con fondo più compatto ed è caratterizzato da una grande uniformità di prestazioni a tutti i livelli di inclinazione in curva grazie ad un profilo tondeggiante, al disegno a V e a una tassellatura distribuita in modo molto omogeneo su tutto il battistrada. Il grip è piuttosto buono in trazione e leggermente meno in frenata o se si guida in modo particolarmente aggressivo. Diciamo che è necessaria una guida fluida per avere il meglio delle prestazioni. La tassellatura offre sempre qualche spigolo praticamente in tutte le direzioni, sia per la forma dei tasselli che hanno tanti lati inclinati in ogni direzione, sia per i vari intagli sulla faccia che va a toccare terra. Ogni tassello è così molto mobile e in grado di adattarsi alla forma del terreno. La spalla offre un medio supporto facendo risultare l'agarro confortevole ma non imprecisa in curva. In salita pone poca resistenza e permette di mantenere buone velocità medie. Dove si comporta leggermente meno bene è sui terreni troppo morbidi e cedevoli o su quelli estremamente tecnici, soprattutto se molto bagnati. Chiaramente la tassellatura non molto alta e mediamente ravvicinata non è in grado di aggredire questo tipo di fondo e le agarro risultano quindi un pochino più incerte e brusche nelle reazioni. Buona la tenuta dell'aria con leggerissime perdite, circa 0,2 bar ogni 10-15 giorni. La robustezza e la durata sembrano entrambe più che buone dato che non abbiamo mai forato o pizzicato e dopo 5 mesi di utilizzo il battistrada è ancora in condizioni più che buone. Ricapitolando, le Agarro da 2,35 sono ideali per una guida fluida su terreni duri e di media consistenza, sono molto scorrevoli e con comportamento e grip costante e prevedibile. Per una guida su terreni più tecnici e bagnati può essere una buona scelta usarla solo al posteriore e abbinarla ad una gomma Vittoria della famiglia Enduro. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanella per sapere quando pubblicheremo il prossimo test. A presto, sempre su MTB Test Central.